Il ministro degli affari regionali con delega alla famiglia al demanio marittimo Enrico Costa è stato a Vieste dove ha incontrato gli imprenditori balneari per fare il punto della situazione sulla legge di riordino delle concessioni demaniali. Noi abbiamo individuato quelli che sono i principi basilari sui quali abbiamo trovato una convergenza nell'ambito del governo, che tengono conto di quelli che sono stati gli sforzi nel corso degli anni svolti dagli operatori, dalle imprese, imprese familiari, imprese piccole, imprese che devono avere delle certezze. Sforzi che vogliamo riconoscere in un testo normativo, riconoscendo gli investimenti, riconoscendo il valore delle imprese, riconoscendo la professionalità di queste persone. Non si può tirare una riga sui sacrifici, sulla fatica, sul lavoro, sulle scelte familiari che hanno portato a condurre bene delle piccole imprese. Insieme al ministro e il presidente del gruppo consiliare di Area Popolare Gian Nicola De Leonardis e il coordinatore provinciale del partito Franco Di Giuseppe, oltre al candidato sindaco al comune di Vieste Mauro Clemente, sostenuto proprio da Area Popolare. Il ministro Costa ha ribadito l'impegno del governo per salvare le imprese balneari che nel Gargano rappresentano la spina dorsale dell'economia turistica. È chiaro che noi agiremo con forza ma con intelligenza, con una chiave di lettura delle norme che è assolutamente compatibile con la disciplina europea, salvaguardando quelle che sono le caratteristiche del nostro paese, molto diverse rispetto ad altri paesi europei, le caratteristiche delle nostre piccole imprese, molto diverse rispetto ad altri territori dove hanno la grande impresa dal punto di vista della balneazione. Il nostro lavoro si articolerà poi chiaramente in un confronto con l'Europa. Arriverà la pronuncia della Corte di Giustizia e avvieremo il confronto con l'Europa. Terremoto nel cuore del Gargano. L'altra notte una scossa di terremoto è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Vulcanologia alle 2:13 con epicentro nella prossimità tra i comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco il Lamis e Manfredonia. Il terremoto era di scala 2,1 della scala Mercalli, non ha causato però danni a cose o persone. Si rinnova il sistema Gargano, a mattinata la firma della convenzione. Quest'oggi, venerdì 20 maggio, presso il mattinata si procederà con la firma della convenzione che risalda il patto di coesione tra i comuni dell'area parco e della cabina di regia denominata Sistema Gargano, con cui l'ente Parco Nazionale del Gargano, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e i comuni dell'area garganica si impegnano ad adottare un modello condiviso di governance per programmare e realizzare interventi ed iniziative del territorio nel parco. Tra gli obiettivi della convenzione c'è la realizzazione di progetti in difesa degli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeologici e di programmi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e naturalistico, con particolare attenzione verso la salvaguardia e la promozione dei valori storico-culturali e delle attività agro-silvopastorali, della pesca e dell'artigianato. Tutte iniziative che sarà possibile programmare grazie ai fondi europei previsti per il ciclo di programmazione 2014-2020, come il programma operativo, il programma di sviluppo rurale, il programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca ed il Fondo per lo sviluppo e la coesione. È il rinnovo della convenzione che era già stata stipulata 3 anni fa, attraverso la quale si è ottenuto anche il finanziamento di linee importanti come i POIN, che sono stati la valorizzazione dei beni museali dell'area protetta. E oggi rinnoviamo questo patto federativo tra tutti quanti i comuni dell'area protetta e assieme anche al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano. Attraverso questa convenzione miriamo a presentare dei progetti in maniera condivisa e sinergica fra le varie aree del territorio e quindi faccio un esempio, gli acquedotti rurali, il dissesto idrogeologico, anche le misure che sono all'interno del piano di sviluppo rurale, che necessitano di una fase di coordinamento per evitare che ci siano degli interventi scollegati tra di loro, anche se importanti, ma che sicuramente potrebbero avere degli effetti molto più benefici se siano coordinati tra tutte quante le amministrazioni.
A 40 anni dallo scoppio avvenuto all'interno dello stabilimento Anic si inizia a conoscere lo stato di salute dei cittadini di Manfredonia. Ieri sera nell'aula consiliare del comune sono stati illustrati i primi dati relativi alla ricerca epidemiologica commissionata dal sindaco Angelo Riccardi e condotta da una commissione scientifica presieduta dalla dottoressa Mariangela Vigotti. A Manfredonia c'è una mortalità totale generale che è inferiore a quello che succede in Puglia, che sappiamo che la Puglia ha anche delle situazioni brutte, ma anche alla provincia di Foggia, solo che prima aveva un vantaggio netto, cioè era molto inferiore, in realtà si sta avvicinando a quello che sono le popolazioni con cui confrontiamo, il che vuol dire c'è un peggioramento lento. I primi risultati dello studio mostrano luci ed ombre sullo stato di salute della popolazione, l'epidemiologo Annibale Biggeri. Andando più nello specifico, c'è un eccesso di patologie cardiovascolari e di infarto nelle classi di età più giovani a partire dagli anni 2000. È un eccesso riconducibile all'incidente del 1976 perché riguarda il tumore del polmone nelle persone che al momento dello scoppio avevano meno di 50 anni. Queste coorti hanno sperimentato circa 14 nuovi casi di tumore del polmone in eccesso rispetto alla previsione regionale. Quindi possiamo dire che il petrolchimico ha lasciato il segno? Si comincia a vedere, purtroppo, che ha lasciato il segno. Si comincia a vedere perché si tratta di patologie cronico-degenerative che si manifestano a distanza di 20 anni dall'esposizione. Il sindaco Riccardi prende nota, ma aspetta il dato definitivo prima di trarre le dovute conseguenze. Dando uno studio preliminare, dà indicazioni importanti, ma non diciamo esaustive per poter giungere a una conclusione di questo tipo. Credo che sia del tutto ovvio e necessario su temi di questa natura avere una giusta, diciamo, un giusto equilibrio, avere a disposizione tutti i dati, tutte le condizioni per poter esprimere un giudizio finale che sia corrispondente a un'analisi attenta. Manfredonia, cronaca, ai domiciliari per spaccio evade 49enne. Antonio Rignanese, classe 1967, sottoposto alla detenzione domiciliare per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri della radiomobile in flagranza di reato per evasione. L'uomo, all'atto di uno dei controlli di polizia, non è stato trovato presso il proprio domicilio, ove deve espiare la pena, motivo per il quale si sono attivate le ricerche rintracciandolo poco dopo in un'altra abitazione. L'uomo è stato poi portato presso la casa circondariale di Foggia.